Le storie dell'amicizia sono tante. Io con Sebastiano Castiglioni, che è qui, condivido una vecchia amicizia, una sorta di comparaggio in qualche modo. Ho visto nascere Querciabella, che oggi è una delle più belle aziende del Chianti Classico, biologica dagli anni 90, anzi dagli anni 80, biodinamica dal 2000, esatto. Quindi non per moda ma per convinzione, vero? Assolutamente. Pensa che addirittura noi non abbiamo scritto in etichetta per anni né che eravamo biologici né che eravamo biodinamici. Io lo considero quasi un dovere al giorno d'oggi, si può fare, non c'è nessuna difficoltà e i risultati dal punto di vista dei vini sono straordinari. Tra l'altro mi ricordo che nel 2000, quando voi avete cominciato la biodinamica, il primo vino che fu il Camartina 2000 prese tutti i premi del mondo e addirittura diventò il numero uno nella guida delle guide italiana ed fu forse l'unica volta che siete stati il numero uno, però insomma assolutamente numero uno era. Ma ricordi proprio bene. È interessante anche il passaggio al biologico, è stato fatto nell'88 e anche l'88 fu un'annata, tra l'altro forse la prima volta che tu detti tre bicchieri al sì, Camartina, all'epoca in cui davo i tre bicchieri. Bene, senti, questo è un Chianti Classico 2010, annata se vuoi piccolina, però di grande rilievo da un certo punto di vista, perché sembrava di ritornare ai vecchi tempi con le annate lunghe, le vendemmie un po' tardive, perché bisognava aspettare un po', aveva piovuto, aveva fatto un po' fresco. Devo dirti che per noi, anche per via della biodinamica, le annate sono un po' diverse da quelle degli altri. Per esempio le vigne sopravvivono benissimo a certi tipi di piogge o a certi altri tipi di problemi, però per esempio soffrono di più il caldo, è un equilibrio un po' diverso. Ricordiamo un pochino che cosa vuol dire biodinamica, perché è un modo per gestire il terreno più che altro. Assolutamente, no? Ricrei una sorta di micro ecosistema in equilibrio, per cui cerchi di favorire la presenza di fauna, la presenza di insetti particolari nel terreno ma anche nell'ambiente circostante. Tanto per darti un'idea, c'è uno studio scientifico molto interessante che dimostra che dove ci sono i soveci, cioè queste coltivazioni intrafilari come da noi, ci sono 20 volte le specie di uccelli che ci sono dove invece questo non quindi accade. Quindi mangiano 20 volte di più l'uva? No, e vedi, questa è l'altra cosa interessante, mangiano un sacco di insetti nocivi, si crea un equilibrio perfetto, gli uccelli non mangiano mai l'uva, ma invece mantengono un perfetto equilibrio dal punto di vista delle altre cose. In ogni caso l'obiettivo della biodinamica è avere un terreno vitale, proprio ricco di vita microbica, ma anche di microfauna, di insetti, di vermi e di tutto quello che ci può essere, e questo terreno naturalmente favorisce la crescita di piante molto sane. Allora guarda, ricordiamo dov'è Querciabella, è a Ruffoli di Greve in Chianti. Assolutamente. Che è non distante da Lamole, dietro la grande villa di Vignamaggio, sì. Non distante quindi da Vignamaggio, non distante da Panzano, 25 km da Firenze, da sud di Firenze e qualche chilometro a sud di Greve. Assolutamente, ma posso cogliere questa occasione per fare un annuncio straordinario in esclusiva per te? Ecco, tu forse saprai che noi abbiamo acquisito dei vigneti a Radda in Chianti, certo. Abbiamo acquisito adesso a Gaiole in Chianti con un contratto a lunghissimo termine le proprietà di San Polo in Rosso, che tu sicuramente ricordi, certo. Per il fantastico Cettinaia. E stiamo lavorando all'acquisizione di altri vigneti nei luoghi chiave del Chianti Classico, perché ho questo progetto che annuncio per la prima volta qui con te. Vogliamo creare un cru mono vigneto, quindi che venga proprio da un lieu di preciso in ognuna delle zone importanti del Chianti Classico. Quindi quello che una volta si chiamava le cru genetique. Esattamente. E quindi andremo a creare una cassetta di sei Chianti Classico, ognuno proveniente da un vigneto solo specifico, perché voglio definitivamente mettere in evidenza la particolarità del territorio specifico. Quindi un grande omaggio anche al Chianti Classico. Assolutamente, perché io credo, contrariamente ad altri, credo che nel Chianti Classico si siano fatti troppi blend. Secondo me non ha senso mettere insieme vini che vengono da vigneti particolari in zone meravigliose, molto distanti tra di loro, quando possiamo mettere in evidenza invece le caratteristiche del singolo
vino e della singola microzona. Quindi dei comune. Grandi Assolo, a partire dal Sangiovese, assolutamente. Che diventeranno dei punti di riferimento. Assolutamente. Della... E vedi, questa se vuoi è una partenza, se vuoi è la prima volta nella storia di Querciabella che il Chianti Classico è 100% Sangiovese. Benissimo, e quindi l'omaggio è partito da qua. Bene, mi sembra un ottimo annuncio, io ti faccio i miei migliori auguri e ti ringrazio per questa intervista. Grazie a te, Daniele.